Comunque hanno ragione loro. Prima parliamo di licenziamenti e poi buttiamo i soldi così. Ma noi i soldi non li buttiamo, li investiamo. Il petrolio è l'unica speranza che ci resta. Tra un po' le banche ci portano via tutto. Ma voi altri non dite niente? E l'ermanno forse ha ragione, sai? La tua idea di ipotecare le case, che poi con gli interessi... Puoi fare una società al di fuori della cooperativa, è un tradimento. Io in queste cose burocratiche non ci capisco una mazza. Teniamo fuori i soci, Cecco, c'è poco da capire. Oh, ermanno, mi vorresti fare una lezioncina? A tu insegnate me che cos'è una cooperativa. Senti, non c'è da discutere. Se l'affare va bene, tiriamo sui soldi per salvare la cooperativa e allora vedi i sorrisi. Perché dovrebbe andare bene proprio a noi? Porca puttena, ma te non riesci proprio a pensare in grande. Lo vuoi capire se o no che qui svoltiamo? Ma cosa svoltiamo, Giacomo? Qui perdiamo tutto. E poi un segnale sbagliato ai soci, io non ci sto. La verità è che tu non vuoi rischiare, perché te sei un cagasotto. Te hai sempre avuto paura di rischiare. E te sei un egoista de merda. Quando si tratta di Bayoc, non guardi più in faccia a nessuno. Ma vai a cagare, vai. Te non sei mai stato un imprenditore, vero? Perché per fare l'imprenditore ci vuole fiuto, coraggio, pelo sullo stomaco. Sapete cosa c'è di nuovo? Io vado avanti da solo, vado avanti da per me.